Donna è sciocca, pensa di essere il capitano, ma abbiamo bisogno di lei per gli slogan. Dopo la gara Donna scoprirà tutto e sarà subito cacciata dalla squadra delle rane. Beh, Donna, hai bisogno di altre prove, per caso? Cosa? Le rane mi hanno davvero usata? Diana, quello è il diario di Blondie? Sì, Donna, il diario di Blondie. L'ha perso sulle scale della scuola e comunque, Donna, cercherò di convincere Abby a metterti nella nostra squadra, quella delle Bunny, perché sei mia sorella e non puoi essere una mia rivale, è innaturale per me. Sono stupita, Blondie mi ha usata. Devo scriverlo subito sul mio diario. Caro diario, Blondie mi ha usata e mi ha ingannata. Donna, non arrabbiarti, ti prometto che ti farò entrare nella mia squadra. Parlerò con Abby e organizzerò tutto quanto. Sarai della mia squadra insieme, ecco, a tua sorella. E sarà fantastico, sarà bellissimo, ci coccoleremo tantissimo. E guarda che ho preso, è un regalo di riconciliazione. Uno è per te e uno è per me. Ok, Diana, ma se tu mi avessi subito fatta entrare nella tua squadra, tutto questo non sarebbe successo. Oh, mia sorella è tornata, allora Donna, siamo a posto. Ok, Diana, pace. Dammi il tuo coniglietto. Che colore vuoi? Questo. Ok, sono felice che abbiamo fatto pace. Vieni qua. Diana, sarò davvero nella tua squadra? Ma certo, te lo prometto, farò di tutto. Sorellina. Oggi andrò a scuola vestita da bagni, ok? Donna, indossa qualcosa di rosa, d'accordo? Diana, non preoccuparti, nel mio guardaroba ci sono un sacco di cose rosa. Chi ne avrebbe dubitato? Oh, Bunny, bene Donna, ora sbrighiamoci, è ora di andare a scuola. Non capisco perché Donna non si fa sentire. Ieri ci siamo scritte tutto il tempo e... abbiamo bisogno di quello slogan! Le rane sono avanti, le rane aspettano la vittoria. Le rane sono pronte a battere tutte le rivali. Wow, è carino! Sono scioccata, funziona bene! Sì, Donna è bravissima a comporre slogan. Con questo slogan vinceremo al 100%. Sì, però perché non risponde? Donna, che fine hai fatto? Blondie, allora! Sì, è solo che è strano! Accidenti! Il diario! Cosa? Blondie, che Blondie? Cosa? Il mio diario era qui e... bisogna trovarlo! Accidenti, dove sarà finito? Rane, sedetevi, il vostro ordine sarà pronto presto! Dove può essere? Forse l'ha rubato la Bunny! Accidenti, hanno rubato il diario falso, non quello! Ah, invece no! Cindy, Tania, che ci fate lassù? Sembrate elefanti! In realtà non siamo sì, state noi! Sì, è vero, noi. Sono state loro! Non importa, ragazze, io ascolto un audiolibro e voi fate casino, ok? Oh, crede di essere intelligente, ma non lo è. Non importa, fammi vedere le unghie, eccole. Belle! Rani, avete ordinato, perché io sto preparando, ma non avete pagato? Pizza, che cos'è? 4 pizze. Ok, daccele. Sì, abbiamo fame. Grazie, ragazzi, mi avete salvata, altrimenti quelle 4 pizze avrei dovuto mangiarmele io. Oh, Bruno, paga quella pizza, io la voglio. Thomas, la paghi con me? Certo, perché sono la bug. Grazie. Beh, dov'è il capitano? Chi ha rubato il mio diario? Sì, perché l'avete fatto? Avevate già rubato quello falso! Ridatecelo, sarete nei guai! Se ora trovo un diario personale qui, siete fregate! Togli le mani dalla roba di Diana, Stella! Andate subito via da qui! Il vostro diario personale è già in buone mani! E oggi Donna saprà tutto! O forse già lo sapeva, quindi l'avete rubato! Siete delle ladre! Accidenti, scriverò subito sul gruppo della scuola! Sono ladre! Noi non siamo ladre, la coach Abby l'ha trovato e ce l'ha dato. Non c'è bisogno di fare tutto questo. Inoltre, Blondie, non ci sbagliavamo su di te. Rane, vi serviva solo Donna per comporre gli slogan. Spero che quando Donna leggerà il suo diario capirà tutto e trarrà delle conclusioni. Come siete affabili, Bunny. Però è troppo tardi, Donna ha inventato tanti slogan e vinceremo comunque. Diana verrà qui e parleremo con lei. Oh, Rane, questa è la vostra reazione? No, vi voglio il mio diario. O sarà peggio per voi? Sì, ci vendicheremo. Non ci aspettiamo il vostro perdono, sapete? Rane, camminate costantemente sui carboni ardenti, non ve ne rendete conto? Non capisco perché non vivete in pace. Siete solo in grado di creare problemi, non sapete fare altro. Siete troppo pigri per inventare uno slogan da sole, vero? Oh, ecco le Bunny! Sembrava che fossimo amici, ma voi vi mettete sempre contro di noi. È vero, vi mettete in mostra. Alle gare vi seppelliremo e vi uccideremo. Sapete come ci prepariamo? Oh, siamo felici per voi, Rane. E ora alzatevi dal divano e andate verso la porta. Sto contando. 1, 2, 3. Fuori di qui, Rane. Oh, la mascotte si mette in mostra. E sa anche contare in spagnolo.
Sì, non andremo da nessuna parte. Aspettiamo Diana. Ha preso il mio diario e ora che mi guardasse negli occhi si ha il coraggio. Dirò a Dana che è una traditrice. L'abbiamo usata per ottenere gli slogan e... Bunny, non ce ne andremo da qui. Oh, che impudenti. Eva, non vi cacceremo. Chiameremo i giocatori di basket. Pronto, Zakat, venite nello spogliatoio, abbiamo dei problemi. Siete fregate, Rani. Sì, lo siete. Forza, tieni la porta, ok? Vuoi veramente rubare il microscopio dell'insegnante Mike? Ma no, non rubare, solo prendere ed usare. Che cosa vuoi vedere con questo microscopio? Perché ne hai bisogno? Perché voglio vedere le ciglia di Stella al microscopio. Non credo che siano vere. Lei, secondo me, se le mette. Io invece non credo che tu abbia un cervello. Corri un rischio per delle ciglia. Forza, andiamo veloce. Cosa? Il mio microscopio? Che cos'è questo furto? Ragazzi, ho detto che nessuno deve toccare il microscopio senza di me. Che cosa avete in mente? Avete per caso deciso di rubarlo? Oppure che cosa, forza? Prof Max, è per un lavoro. Volevo fare un lavoro di laboratorio. Volevo guardare le ciglia di Stella al microscopio e scoprire se se le incolla o meno. Se si prendono le cose degli altri senza chiedere, questo si chiama furto. George! Sì, Mike, che è successo? Portale dal direttore, sono dei ladri. Capito. Forza, andiamo, ragazzi. Cosa? Ma io non sono un ladro, Zack, di qualcosa. Forza! Dana, oggi le rane cadranno a terra quando scopriranno che non sei più una rana. Diana, devi parlare anche con Abby, però. Non preoccuparti, parlerò con Abby e sistemerò tutto. Ora però devi andare ad incipriarti il naso. Wow, Dana, hai finito con le rane? Ciao, Tania e Cindy. Ho sempre detto che Dana non sarebbe stata a lungo nelle rane. Potete andare, vogliamo incipriarci il naso. Ci saranno guai in vista, assolutamente sì. Ragazzi, avete un profumo strano. Come abbiamo un profumo strano? Il mio è buono, il tuo? Non lo sanno che è buono? Dana, preparati, oggi le Bunny si congratuleranno con te. Le rane invece si arrabbieranno tantissimo con me, è vero? Ce la vedremo noi con loro, non ti preoccupare. Wow, che cos'è? È un prodotto con i glitter per il corpo. Ne vuoi un po', spruzza? Oh, grazie Dana, ora andiamo a rendere felici le ragazze. Andiamo, voglio vedere i loro volti felici. Mi piacciono le Bunny. Dima, Loren ha fame. Quindi che devo fare? Possiamo andare al bar, eh? Ma io non ho più soldi, ok? Psst. Dima, c'è un problema. Alexa mi manda dei cuori d'aria. E allora che dovrei fare? Secondo te cos'è la cosa migliore che dovrei fare? Farla smettere. Ragazzi, vedo che non avete nulla da fare. Beh, perché non andate a togliere subito la spazzatura dal bagno? Che aspettate, forza? Ma l'abbiamo già tolta la spazzatura. Kev, ce li hai o no i soldi? No, mi sa che Kev non ha soldi. Sai, Alexa, se mi mandi ancora dei cuori d'aria, Nancy ti strapperà tutti i capelli che hai. Non ho capito, Alexa? Io non l'ho mandato a Kev, ma al presidente dietro alla testa di Kev. Eccolo, guarda, è proprio lì dietro. Cosa? Diana? Ma se non è più presidente? Per me sarà sempre il presidente. Salve, ragazzi! Salve, presidente! Alexa, ma che dici? Non è più la presidentessa. Sono comunque felice di vederla, ex o presidente, è lo stesso. Alexa, un altro cuore verso Kev e non saremo più amiche ma nemiche. Bene, ragazze, state di nuovo per litigare perché invece non fate una cosa per me? Cosa? Mi comprate una pizza? Esatto, ragazze, regalate a Loren una pizza. Dobbiamo andare io e te, giusto? Sì, a lezione. Ragazzi, volete davvero costringerci ad uscire? Esattamente, lo stiamo facendo, proprio perché siete delle donne. Esattamente, non vi tocchiamo nemmeno con un grissino, ma vi preghiamo, andatevene. Riusciremo a portarvi fuori a peso morto. Ragazzi, siete troppo gentili con loro, vi stanno solo prendendo in giro. Sì, siete qui da mezz'ora, l'opinione di Dana non cambierà. Quindi lasciate stare, nessuno comporrà più slogan per voi. Beh, lasciamo che Dana venga qui a dircelo. Sì, aspettiamo che Diana le dica che leggere i diari personali degli altri è una cosa brutta. Finché non diremo tutto, non ce ne andremo da qui. E i vostri giocatori di basket non ci fanno paura. Diana sta arrivando. Rani, volete ancora stare lì, immobili? Mascot. Maya, dammi manforte, forza. È a causa tua che i miei sono stati chiamati qui a scuola. Non è colpa mia, ma del prof Mike. Sì, certo, di quelle cavolo di ciglia. Ciao, Zupesac! Cosa, Dana? Ma tu non sei nelle Frogs? Sì, non riesco a capire. Blondie mi ha usata, non lo sapevate tutti? Beh, ragazzi, dite a Blondie che Dana non sta più con le rane, ma con le Bunny da adesso in poi.
Accidenti, cavolo, i nostri genitori sono stati chiamati a scuola. Andiamo a dirlo alle nostre tipe. E che diremo sul perché sono stati chiamati a scuola? Daremo la colpa a Dana. Oh, Dana, guarda, ci stavano aspettando. Ehi, rane, che ci fate nel mio spogliatoio? Volete parlarmi? Traditrice! Come hai potuto? Sei con le bagne adesso? Sei con Diana? Diana, queste rane ti aspettano e volevano parlare con te. Sì, nessuno riesce a cacciarle, neanche i giocatori di basket. Ciao, Timothy. Ciao, giocatori di basket. Beh, Rani, ho letto tutto a Dana, quindi ormai non sarà più con voi. Quindi, in qualche modo, inventateveli da soli gli slogan. E ora andate. Non ci ridai il diario? Sì, Diana, se trovassi il tuo diario, io non lo leggerei. Blondie, non mentire, hai fatto tanti di quei trucchetti subdoli che il diario di Diana l'avrai letto mille volte. Confermo, Dana, hai commesso un errore, le bunny fanno schifo. Rane, mi avete ingannata e siete state molto cattive, non mi fido più di voi. Dana, è colpa tua, non devi fidarti di nessuno, ok? Blondie, andiamo, non c'è altro da fare. Questa me la pagherete, bunny, avete sentito? Ora andiamo, ma beh, io userò i tuoi slogan, peggio per te. Oh, quanto è difficile andarsene da una squadra. Ma questa non è una squadra, sono traditrici e rivali. Beh, forza ragazzi, le rane non ci sono più e ora congratulatevi con Dana perché adesso fa parte della squadra. E l'allenatrice Abby? Mascot, non preoccuparti, parlerò io con Abby, non c'è problema. Beh ragazzi, aspetto le vostre congratulazioni e sì, so di aver fatto un casino. Bene ragazze, congratulazioni! Dana, sono felice del diario, altrimenti non saresti mai stata con noi e sarebbe stato terribile. Sì, e avresti composto slogan per le rane. Bene ragazze, ora dobbiamo allenarci. No, ora ragazze andrò a parlare con Abby perché devo essere sicura che Dana possa stare in squadra. Sì, vai da Abby e parlaci. Beh, non dirà di no, me lo sento. Pronto, Juno? Sì, sono l'allenatrice Abby. Vorrei chiederti di parlare con Diana perché... Beh, bisogna controllare le bunny in modo che non facciano feste durante le settimane delle gare. È molto importante perché devono essere in forma e... Coach, abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto. È tutto pronto? Pizza, metti lì, pago subito. Sì, lo so che alle ragazze piace uscire, ma durante le gare potrebbe essere controproducente. Coach Abby, forse vuole qualcos'altro? Sì, vuole che corriamo avanti e indietro per sempre? Sì, grazie per la tua comprensione. Sì, Diana è la migliore. Pizza, portami anche un po' di pasta e formaggio. Con un po' di verdure? Abby, facciamo tutto per lei, torneremo presto. Oh, prima delle gare mi giro sempre la testa per l'ansia. Buon appetito, Coach Abby. Sì, ragazze, ho deciso di mangiare un boccone perché gli allenamenti mi mettono sempre un po' d'ansia. Coach, abbiamo un annuncio per lei. Quindi può lasciare un attimo perdere? È importante. Sì, Coach Abby, Dana non è più delle rane. Quindi grazie per aver trovato il diario di Blondie e avercelo dato. Salve, Coach Abby. Dana sarà nella squadra delle Bunnies. Lo state chiedendo oppure è un patto già deciso? Coach Abby, diamo a Dana una possibilità, per favore. Coach Abby, voglio davvero diventare una cheerleader. Molto meglio avere una cheerleader in più delle Bunny che una cheerleader delle rane, non crede anche lei? Ok, ho capito, solo che Dana... Sei un po' troppo piccola, non sarà facile per te, ok? E io non farò differenze. Finalmente ce l'abbiamo fatta, Dana, sono felicissima. Ora sei nella nostra squadra, Diana, non ti deluderò. Lo so. Bene, ragazzi, noi andiamo a cambiarci per l'allenamento, ma voi mettete un like, iscrivetevi, cliccate sulla campanella e aspettate i nuovi fighissimi episodi. Ciao! Ragazzi, Dana ora è in squadra, vediamo che succederà.